Umberto Ciucchi, preparatore dei portieri del Figline. Facciamo un passo indietro, una grande partenza, poi due uscite a vuoto. Secondo te, quali sono state le ragioni? Allora, penso che abbiamo fatto un grande inizio di campionato, però penso anche che nel calcio ci voglia equilibrio. Le prime partite sono andate bene, pur non senza difficoltà, quindi io penso che una squadra debba saper reagire anche nei momenti difficili. Domenica c'è stata una battuta d'arresto. In cui la squadra non ha saputo reagire pur andando sotto, e rispetto alla partita con la Pianese penso si sia fatto un passo indietro, però io resto convinto che questa squadra abbia i valori e le carte in regola per giocarsela con tutte le squadre di questo girone. Quindi in questo momento penso che sia obbligatorio mantenere l'equilibrio, mantenere la calma, sapendo che non eravamo dei fenomeni quando abbiamo fatto alla grande le prime tre partite. Non siamo assolutamente una squadra da buttare, nonostante i due passi falsi fatti negli ultimi 15 giorni. Quindi il nostro obiettivo è continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, con grande dedizione, curando i particolari. Sapendo che la nostra rosa è una rosa competitiva, chiaramente non siamo all'altezza di grandi squadre che hanno investito molto più delle Figline in questo campionato, però crediamo fortemente nel lavoro, crediamo fortemente nei nostri giocatori, nelle loro qualità e nel nostro modello di gioco. Quindi io penso che già da domenica contro il Montevarchi sia la partita giusta, sia a livello caratteriale, sia anche a livello semplicemente sportivo, per riscattarsi con una prova, prima di tutto una prova, come ho detto ora, di carattere, una prova tosta, e sicuramente l'avversario sarà all'altezza della situazione, ma noi scenderemo in campo per dare il massimo, come sempre, come hanno sempre fatto questi ragazzi, e questo io glielo voglio dare merito, perché penso sia giusto che da un anno a questa parte, da un anno e mezzo a questa parte, una cosa che sicuramente non possiamo rimproverare a questi ragazzi è di aver dato sempre il massimo nel terreno di gioco. Poi chiaramente ci sono anche tante situazioni che nel calcio possono far andare il risultato da una parte e dall'altra, vedi la partita con la Pianese. Quindi io penso che stiamo lavorando in questa settimana per affrontare al meglio il Montevarchi, e io mi aspetto una grande prova da parte del nostro gruppo domenica qui al Del Buffo.